Io l'ho detto l'altra volta, in questo momento la differenza la fanno gli atteggiamenti, i comportamenti, l'abnegazione più che gli schemi, in questo momento. In questo momento la fanno queste cose qui, a maggior ragione dopo 48 partite. Cioè la voglia di superare l'avversario fa la differenza. Il bello del calcio, a differenza delle Olimpiadi, che se sbagli devi aspettare 4 anni. Il bello del calcio è che di solito c'è la partita o il mercoledì o la domenica. Noi siamo arrivati alle nostre Olimpiadi, cioè al giorno fatale. E non ci possiamo permettere di sbagliare. Ma questo lo sappiamo. Ma io lo penso, cioè nel momento stesso che prendo una squadra, per me sono come i miei figli. Finché stanno con me, io gli voglio bene e cerco di aiutarli, magari anche se sono in difficoltà, a maggior ragione se sono in difficoltà. E poi come i miei figli mi arrabbio, non gli dirò mai bravi, non ho mai detto bravi i miei figli, però sono orgoglioso dei miei figli e così lo faccio con loro. E poi l'ho detto, Bologna non è il mio, Bologna è di chi vuole bene, Bologna è della gente, di quelli che sono venuti ieri, non è il mio. Io lo gestisco come lo gestisce il presidente, adesso momentaneamente lo guido io e lui fa il presidente. Bologna è e quindi, a maggior ragione, magari in una categoria che forse non gli appartiene. C'è un momento di sofferenza, adesso c'è la possibilità di fare questo ulteriore step, è importante anche la gente. Ma io penso che la differenza sicuramente non la faranno le parole, ma faranno gli atteggiamenti, i comportamenti, la faranno le squadre. Ma sicuramente la differenza la può fare anche l'ambiente, un ambiente che è sereno, un ambiente che crede nei propri giocatori, un ambiente che ci dà la mano sicuramente aiuta, questo sì, e quindi mi fa particolarmente piacere che ci sia questa voglia di stare vicino al Bologna. Questo per me è importante. Sicuramente ce la giocheremo al meglio. E indipendentemente da chi gioca, domani sarà una partita molto, ma molto difficile, dove dobbiamo essere bravi a fare una partita coraggiosa e soprattutto non giocare col braccino corto.